Buon pomeriggio, ben ritrovati in questo giovedì, mercoledì, mi stavo già anticipando nei giorni della settimana, siamo ancora metà settimana, mercoledì c'è ancora molta luce perché lo parliamo in giornata e come vi vedrete sarà bicolore, da una parte totalmente sovrastata dalla luce della finestra e l'altra dalla parte opposta. E sto utilizzando oggi un canale diverso per la connessione. Speriamo eh, che vada tutto bene ugualmente, che sia, che sia visibile. La proposta che mi era stata fatta di fare uno studio sulla filosofia spiritista presso questo canale ogni 15 giorni è stata per il momento ben accetta, abbiamo avuto degli incontri che penso siano stati interessanti nelle volte precedenti. Oggi vediamo se qualcuno si affaccerà, a prescindere da questo, però, eh, i temi resteranno registrati, quindi chi non vede in diretta potrà vederlo anche in differita, potrà vederlo anche un'altra volta. Avevamo parlato giustamente della filosofia spiritista, che è conosciuta in Brasile, conosciuta in altri ambiti e anche in un certo qual modo attualmente in Italia. Sebbene eh, in un ambito ancora restrito, però ho visto che ci sono anche altri amici, conoscenti che sono stati presenti su Fox parlando proprio anche di questa tematica. E quindi questo è una, è una bella cosa, Vor vorrà dire che incomincia a essere di interesse o quantomeno ci siano sempre più persone disponibili a fare un commento e a portare una realtà. Avevo portato un libro, un testo che si chiama Lo Spiritismo per Tutti, è un tema, un testo fatto anche per i giovani, per i ragazzi, che tratta in un modo molto, diciamo, sintetico, anche attuale, eh, questa filosofia, questa conoscenza. Ed era questo quindi che avevo proposto anche a questo gruppo, di poter, poter vedere, poter analizzare, valutare, eccetera. Abbiamo parlato degli aspetti iniziali, delle caratteristiche iniziali interessanti per un primo approccio, per una conoscenza, per poi andare pian piano approfondendo la tematica. Siamo arrivati e siamo rimasti tuttora anche nel primo capitolo, perché strada facendo sono apparsi altri commenti, altre necessità e, e abbiamo voluto allora approfondire. Prima di andare avanti, vedo che la mia immagine ogni tanto pare quasi che rimanga congelata. Non è neanche il caso perché non fa neanche freddo, <ride> di scherzo, perché il tempo oramai già è abbastanza clemente con la nostra primavera inoltrata. Allora, abbiamo parlato degli aspetti fondamentali o primordiali di considerazione della conoscenza spiritica, ovvero. Dio, la comunicabilità tra i mondi, la reincarnazione, la vita in altri mondi e queste considerazioni sono di fondamentale importanza. Adesso vediamo un momento che vi faccio intravedere la pagina che stavamo studiando. Eccoci qua. Mm -hmm. che era un, un, testo, un testo di lettura che si trova già in italiano, almeno questo fortunatamente è già stato tradotto in italiano, perché molti dei testi a cui facciamo riferimento vengono dal portoghese. Vediamo un po' qui allora. Mm -mm. Wow. Oggi avremo iniziato dai fenomeni di Hydesville, eh, fenomeni avvenuti negli anni 1848, possono sembrare delle tematiche piuttosto antiche e che nulla hanno a che vedere o a che fare con i nostri giorni. Invece hanno avuto una importanza dal punto di vista, diciamo così, eh, storico temporale, ovvero da dove ha un inizio storico di una determinata conoscenza, di una determinata realtà. Pertanto, anche se è una cosa del 1848, appunto, i fenomeni di Heidisvill sono stati importanti perché sono rimasti come una, un punto zero, un marchio di partenza per il studio del fenomeno ispiritico, non solo naturalmente in questo caso in Brasile, ma perché in Brasile è arrivata addirittura dopo, ma praticamente in tutto il mondo. Negli studi di Allan Kardec è proprio il fenomenologia di Heidesville che eh, lui utilizza come punto di partenza. Vi leggo un breve testo che penso che, se, che sia leggibile anche attraverso eh, il cellulare o il computer o comunque al dispositivo con cui si è connessi e parla di una cittadina degli Stati Uniti chiamata Hydesville ebbe luogo una serie di fenomeni paranormali che attirarono grande attenzione. Era l'anno 1848 e nella casa in cui viveva la famiglia Fox, una certa notte si udirono colpi sulle pareti e rumore dappertutto. Le ragazze Fox non riuscivano a dormire e, impaurite, andarono nelle stanze dei genitori ma i rumori continuavano. Stiamo parlando dei, dei rumori, sì, nella casa di una famiglia nel 1848, ma eh, penso che i rumori destarebbero preoccupazione o paura o comunque qualsiasi pensiero anche nei gio giorni nostri. Non c'è bisogno di arrivare al 1848 perché chiunque senti o sentirebbe, dovesse sentire dei rumori in casa, sicuramente eh, rimerebbe sorpreso, dico rumore sospetto, che non vengono ric eh, ricondotti a casi ordinari, bensì a casi o fattori straordinari. Spaventata, una delle ragazze ebbe l'idea di battere le mani per comunicare, assumendo la regola di un colpo per il sì e due colpi per il no, e scoprirono che, che chi generava il rumore era un spirito il quale sosteneva di essere un venditore assassinato in quella casa alcuni anni prima degli esproprietari. Eh, es Grazie a questo evento, le ragazze divennero famose e ripeterono quel fenomeno in diversi posti in America. Allora, eh, è curioso il fatto. Che delle ragazze, delle praticamente bambine, ragazze giovani perché si parla de, nella casa di 14 anni, avessero deciso di stabilire un linguaggio, cioè voglio dire, se hanno stabilito un linguaggio, è perché hanno capito che si trattasse di una forma intelligente di comunicazione, che quindi eh, si poteva ottenere delle risposte e hanno stabilito dunque, in un battito di mani, un colpo, uno voleva dire sì, e due voleva dire no. Allora, oggi in giorno non so la nostra presenza di spirito con tali o simili rumori a casa cosa potrebbe essere, ma negli anni ho conosciuto eh, diversi ricercatori e con questi ho fatto anche qualche ricerca in Italia, andando nei luoghi cosiddetti di fantasmi o nei castelli, eccetera, per cercare ancora eh, un contatto con presunte entità che abitassero o vivessero in queste in queste case, in questi luoghi e si rimaneva un po' tutti suggestionati da qualsiasi fruscio, da qualsiasi rumore, perché si voleva ricollegare e pensare che ci fosse qualche spirito, qualche entità disincarnata che stesse lì per comunicare con noi. Allora la cosa si ricollega al 1848 delle sorelle Fox perché la curiosità rimane nei giorni nostri. E abbiamo visto, e non faccio neanche nomi, però anche nella TV italiana, alcune trasmissioni che hanno trattato la tematica del rumore o della presunta presenza di entità incorporea in una residenza, in un ambiente, eccetera. È pertanto un tema ancora nei giorni nostri attuale e interessi. E se è un tema attuale e di interesse solo sentire del rumore, per esempio, figuriamoci o figurarsi se si fossero delle manifestazioni ben più chiare, ben più precise, come quelle che si riescono ad avere anche attraverso la comunicazione, eh, la trascomunicazione strumentale, e come quella prodotta da alcuni medium di effetti fisici ancora oggi, anche se i medium di effetti fisici oggi siano diciamo così, un numero ridotto. O, perlomeno, conosciuto a quello che non è stato in un tempo. Pensare che poi nell'Ottocento, appunto nel periodo delle sorelle Fox, subito dopo, queste fenomenologie sono diventate, sono diventate molto note e conosciute in tutta Europa ed erano molti i medium che le, le riproducevano. E in Italia, naturalmente, non è rimasta indietro su queste fenomenologie e diciamo che tra i medium più conosciuti è divento, divenne proprio conosciuta una donna napoletana. Eh, o, comunque, che abitava a Napoli, quale è paladino, medium di effetti fisici, medium, medium che eh, riusciva a ottenere dei rumori non spiegabili, anche perché lei veniva puntualmente immobilizzata, a volte anche legata, per non dire a volte sempre legata, affinché mani e piedi non potessero produrre del rumore. E è diventata quasi una moda, una sfida di cercare di capire quale fosse l'inganno. Quale cosa, di quale stratagema si utilizzasse o sappia per, tra virgolette, ingannare i presenti. Quando poi non riuscivano a trovarsi o farsi una ragione, allora potevano solo ammettere che fossero dei fatti genuini. Però, nel contempo, la difficoltà stava perché non c'era ancora una scienza, non c'era ancora una tecnologia tale di poter misurare scientificamente i fatti ripetuti. Tutto ripetibile per poter comprovare che erano fatti, tra virgolette, ai scopi scientifici e non mentale o paranormale, soprannaturale e, e così via. Quindi, ritornando a, al testo che vi stavo propon proponendo prima, vediamo chi era quello spirito. E qui parliamo dello spirito che si comunicava nella casa della famiglia Fox era un venditore ambulante di nome Charles Rosma prima che quella casa fosse venduta alla famiglia Fox Rosma vi si recò per riscuotere un debito con la famiglia che vi risiedeva e li venne assassinato gli ex proprietari lo uccisero e nascosero il suo cadavere dietro una finta parete cioè, qui veramente è un caso di giallo in piena regola, no? Agatha Christie qua veramente andrebbe a nozze. Invece è un caso veramente accaduto, non era una finzione, non era una fantasia ed è stato poi comprovato nel tempo. Qui abbiamo una fotografia delle sorelle Fox, poi c'è la casa della famiglia Fox in cui esattamente il 31 marzo 1848 il rumore è scaturito violenti quindi qua ce l'abbiamo un'immagine di questa di questa casetta della famiglia La immagine invece delle sorelle risale al 1850 ed erano tre da sinistra c'è Margaret Catherine in mezzo e Lea a destra del monitor allora queste tre sorelle sono rimaste famose note nella nostra umanità perché a partire dai fenomeni Capitate in casa loro, eh, si diede veramente partenza al fenomeno, o alla fenomenologia, non solo dei colpi, del raps, dei tavolini, eccetera, eccetera, ma anche quello che poi veniva a essere eh, lo spiritismo vero e proprio. Quindi, nome i fenomeni di Hydesville, data 31 marzo 1848, categoria, fenomeni di effetti fisici, descrizioni, colpi o rumori, rappings or noises rilevanza, questo fatto costituisce il punto di partenza dello spiritismo. Ed ecco perché è di fondamentale importanza, perché ha un inizio registrato. Sebbene questi fatti potessero eh, trovare luogo e avvenire anche in passato, non erano stati registrati o diventati così noti come nel caso delle sorelle Fox. Chi era la famiglia Fox? Era una famiglia composta da padre, madre e tre figlie, Margaret, 14 anni, e Kate di 11. Lea, più anziana, viveva a Rochester, più anziana direi, più grande. Però vedete, sono state utilizzate delle. Ragazzina, dei giovani adolescenti di 11-14 anni, cosa che ancora oggi però nei giorni nostri non viene tanto utilizzato, cioè eh, la fenomenologia viene eh, sviluppata e svolta da persone adulte, non tanto da ragazzini. Non che tra i ragazzi non si sia ancora quelli che abbiano delle fenomenologie del tipo, però oggi non è tanta usanza come era un tempo. Se pensiamo poi che dopo. Eh, anche Car Arlan Kardec è si è utilizzato sempre di, di ragazze e di adolescenti per la comunicazione c'è da pensare del perché sia venuto così no? in modo così spontaneo. La religione che possedevano era quella metodista. Quindi, inizialmente credettero che si produceva il rumore, che chi produceva? i rumori fossero il dialogo, il diavolo, e non un spirito. Naturalmente questo si credeva tra i metodisti, così come anche in altre religioni. Qui ci cerco di far vedere, <coughs> però non è tanto forse visibile, dove si trova la località di Hydesville eh, nella mappa degli Stati Uniti. Quindi c'è un puntino rosso che io cerco anche di evidenziare, di farlo notare con i mouse dove era la regione o a che punto degli Stati Uniti si, si ubica, era ubicata Hydesville. La localizzazione più precisa è la contea di Wayne, a circa 20 miglia dalla città di Rochester, che forse è più grande. Allora, come parlavano con gli spiriti, in effetti? Come è successo questo? Inizialmente comunicavano per mezzo di colpi, 1 equivaleva a sì e 2 a no. Poi venne creato un alfabeto in cui ogni lettera corrispondeva a un determinato numero di colpi. 1 per la lettera A, 2 per la B, 3 per la C e così via. Pensate però, per costruire una frase sembra, sembra quasi un codice Morsi, no? come del telegrafo. E quindi per costruire una frase come fosse complicato, come fosse complesso. Ma eh, ciò che stupisce o quantomeno eh, ai giorni nostri, è che ci siano ancora dei gruppi nel 2020 che si comunicano così, che si utilizzano di questo stratagemma dei colpi, dei rumori, dei tavolini, eccetera, per cercare una comunicazione con il mondo dello spirito. E questo è comprensibile quando nei gruppi o tra queste persone non ci sia qualcuno che abbia una medianità. Eh, sviluppata, educata, a tal modo che permetta loro di comunicare con una metodologia più all'avanguardia, no? più attuale. Vediamo qua l'illustrazione mostra la istanza dei genitori nel periodo dei colpi, quando Katie ricevete la risposta ai suoi segnali, quindi è una immagine centrale. E nell'immagine più a destra vediamo, a causa dell'importanza di questi fenomeni e della curiosità della gente, la famiglia Fox dovete trasferirsi a New York per continuare con le sessioni pubbliche, quindi lasciando la loro casetta di Hadesville. I tavoli giranti. Oh, oh, i tavoli giranti. È un qualcosa del 1800? No, come vi ho detto, è una cosa che si trova pienamente nei nostri tempi. Ho visto con i miei occhi tanti di quei gruppi che ancora, provano attraverso i tavolini un contatto con il mondo degli spiriti, quindi anche nei nostri tempi c'è ancora chi si utilizza. Il fenomeno chiamato tavoli giranti era dovuto a tavole che poggiavano su tre piedi, sulla cui superficie le persone appoggiavano le mani o stavano ferme, sedute attorno al tavolo, aspettandone i movimenti o le giravolte. All'epoca il fenomeno era visto. Come una forma di intrattenimento sociale in Europa, specialmente in Francia. Stiamo parlando degli anni tra 1850 e 1855, quando questi fenomeni attirarono l'attenzione di un pedagogo francese che sarebbe poi diventato famoso come Allan Kardec. Egli studiò i movimenti prodotti dai tavoli e scoprì che erano provocati dagli spiriti. Incominciamo a intravedere sempre più. È un collegamento, un legame con i giorni nostri, che è quello che sto cercando di, di portarvi. Perché alcune cose viste oggi possono sembrare inedite, e cose nuove, quando non sono poi così nuove, non sono poi così recenti, hanno avuto un tempo determinato, un anno e una localizzazione e che si continuano a manifestarsi ancora oggi naturalmente per i desideri delle persone, ma in un periodo in cui sappiamo anche che la medianità ha fatto anche passi evolutivi con altre forme di, di comunicazione. Ma avere una contestualizzazione importante. Com'erano i tavoli? Erano semplici, avevano una base a tre piedi e tre piedi. La cosa interessante era che i tavoli non solo si sollevavano su un piede. Per rispondere alle domande, ma si muovevano anche in tutte le direzioni, giravano sotto le dita dei partecipanti e talvolta si alzavano anche in aria. Mi sarebbe piaciuto, però, eh, e credo che oggi non sarà possibile, avere un riscontro di qualcuno che ci stesse guardando, anche per dire indicativamente se ha mai presenziato una fenomenologia simile ai giorni nostri, se ha conosciuto o ha partecipato a qualche seduta medianica. Ripeto, perché si dà eh, importanza, o quantomeno, a una dimostrazione e a un modo di lavorare e di dimostrare la presenza del mondo spirituale oggi, oggi così come si faceva nell'Ottocento. E quindi, dov'è l'evoluzione? Com'è che si comunica, o si dovrebbe comunicare con il mondo spirituale oggi in giorno? Questa sarebbe una cosa davvero Notevole da osservare e da approfondire. Facendo allora una sintesi di questa scheda della comunicazione, eh, della, delle sorelle Fox, dei tavolini, eccetera, quindi diamo come nome tavole giranti, data tra 1850 e 1855, ubicazioni, Europa, categoria, fenomeni di effetti fisici, rilevanza: i tavoli giranti rappresentano. Il punto di partenza dello spiritismo in Europa. Poi ahimè, ahimè allora, i tavoli giranti, il punto di questa comunicazione in Europa, pertanto non negli Stati Uniti, eh, avvenne e è considerato tra 1850 e 1855. Ed è un periodo interessantissimo, florido, perché è un momento in cui cominciano a spuntare più conoscenze e ricercatori di nome, di, nome, eh, di peso se vogliamo, eh, accreditati eh, nel nostro ambiente, nel nostro mondo. Come dicevo, una tale persona che ha più segnato questo periodo e proprio in questo periodo è stata Osapia Palladino, però non solo Osapia Palladino, puoi pensare che Osapia Palladino è andata avanti per tantissimi anni, per circa una trentina di anni, a cercare di comprovare la mortalità dell'anima. È un periodo di Gustave Gillet, di Camille Flammarion, di Cesare Lombroso, di Ernesto Bozzano, un pochino dopo, ma di Cavalier Chiaia, quanti personaggi ci sono adoperati, hanno studiato, e senza contare quelli anche di altre nazioni, anche oltre oltre mare, oltre frontiera, anche se a un certo momento, e questo forse eh, lascia un po' di amare in bocca eh, per gli studiosi, anche se si cerca di comprendere i periodi che abbiamo vissuto, naturalmente che non si poteva fare diversamente, è questo. E eh, è stata, diciamo così. Non vorrei dire un'espressione per poi dover ritornare sui miei passi e dire un'altra per diventarmi più comprensibile. Però eh, Eusapia era una donna semplice, una donna del popolo, no? vissuta in un quartiere popolare a Napoli. Aveva questa fenomenologia, questi fenomeni di effetti fisici strabilianti per l'epoca. Lei si era dimostrata eh, più volte anche disponibile a essere studiata a fare delle ricerche, anche grazie ai suoi benamini, ai benefattori di un tempo, cioè quelli che lei eh, credeva, o meglio, quelli a cui lei si appoggiava e allora si fidava da questi studiosi, naturalmente. E con questa, con questa verve, con questo spirito, ha girato in lungo il lago, si potrebbe dire, l'Europa. E questo io mi metto a pensare, dalla fine dell'Ottocento, eh, con un treno a vapore, non lo so, eh, fare ore e ore di viaggio, non aveva nessuna comodità, non aveva un riscaldamento e lei arrivava in questi paesi così freddi come quando è arrivata in Russia è stata lì per tanto tempo a essere studiata dal ZAR e a fare tutto di, di più di materializzazione per questa popolazione e per queste persone, così come quando è andata anche in Inghilterra Oggi è facile andare a Londra, ma al fine dell'Ottocento non lo era per nulla. E pensare dunque che quando è andata in Inghilterra hanno pensato anche di quasi di, di tenere un tranello, per modo di dire, e questo ha portato quasi un discredito della sua medianità perché semplicemente non erano persone preparate, quelle in Inghilterra l'hanno lasciata, non, non l'hanno fatta sentire a suo agio e determinate cose che veramente hanno avvilito anche i, i ricercatori che la sostenevano, che l'appoggiavano allora. E, e quindi ogni cosa che succedeva è, è quasi come se scottesse il mondo scientifico. Quando stavano per avere una certezza, dopo tante ennesime, enni eh, prove, capitava quell'ennesima, che era un qualcosa che metteva in dubbio, ecco, mettevano in dubbio tutto il pacchetto di Osapia. E questo veramente è stata una cosa triste. In Francia, grazie a Dio, è stata ben accolta. Le ricerche fatte in Francia sono state incredibili. Lei è stata lì per tanto tempo e eh, ha avuto solo motivazione, naturalmente, di, diventare, di essere fiera per l'Italia. Purtroppo, già molti anni più in là, della sua ricerca, quando è andata negli Stati Uniti, anche a, a invito del New York Times, la cosa non è stata proprio così. Anche lì eh, l'università è stata chiamata da un'università pensata e naturalmente seguita da questo giornale. Ed era stata anche aiutata, ringraziando il cielo se possiamo dire, da uno studioso italiano che allora viveva a New York. E quindi lei ha potuto stare anche ospiti a casa sua e, senti, e sentirsi un pochino più a casa. In ogni caso, le ricerche che hanno fatto hanno impedito che gli studiosi con cui lei era abituata e si sentiva più agio potessero prendere parte gli hanno portato solo i loro studiosi, delle persone veramente che sono state da, dai racconti molto scortesi nei suoi confronti e, e davvero agli ultimi esperimenti lei non si è fatta neanche vedere perché non era proprio il caso, perché non, non si sono dimostrate delle persone serie, persone da cui affidarsi, eccetera. E questo veramente è stato anche un, una specie di colpo, per così dire. Eh, un colpo, direi un colpo di grasso finale, ma un colpo alle ricerche europee, perché gli Stati Uniti da sempre fanno questa lotta, no? questa corsa e questa sfida, questa concorrenza, non so quale eh, terminologia utilizzare con gli europei. In ogni caso, tornata a casa, USAP ha lavorato ancora alcuni anni, ha fatto ancora tanti esperimenti e quindi... Ha potuto comprovare e eh, ritrovarsi, sia ancora a casa, con gli studiosi nostrani, si fa perlino: nostrani, italiani e non, perché è anche sempre hanno coniunto dei francesi, e così eh, poter instaurare un rapporto di fiducia con il pubblico e con gli studiosi. Nonostante tutte le ricerche, tutto ciò che hanno eh, lasciato iscritto, comprovato, comprovato. Eh? A un certo momento nella nostra storia tutto è venuto meno, chissà perché. È una domanda che io mi sono posta tantissime volte perché volevo capire dove fosse stato l'inghippo, perché tutto era iniziato ed era partito bene. Appunto, con le sorelle Fox nel 1848, con gli studi della Kardec in Francia nel 1857, ma ancora prima del 1850-52, con gli studi dell'inglese. Ce n'era poco inglese, serie, naturalmente. Eh, e dobbiamo ricordarci che c'era anche Arthur Conan Doyle, no? che nonostante famoso per la sua letteratura, era anche considerato spiritista, io non studioso, studio. Eh, e Charles Richet, Charles Richet è stato fantastico, e tutta una serie di cose. Però i loro studi, con il tempo, fino ad arrivare ad oggi, eh, cioè, un po' si sono persi per strada, alcuni hanno continuato a seguire e portare avanti, ma molti hanno voluto iniziare da capo, come se loro non è che non fossero esistiti, ma volevano toccare con mano, naturalmente, l'esperimentazione e, letteralmente, come dicevo io, incominciare da capo. Andiamo più avanti nel nostro, nella nostra lettura e andiamo a vedere che cos'altro ci porta l'informazione. Cos'erano le pranchette? Vedete questa a sinistra, dove sono quelle manine sopra. Era una sorta di tavolozza con delle ruote sotto e una penna inserita nella parte frontale. I partecipanti ci mettevano sopra le mani e così facendo ottenevano movimenti da cui si componevano poi parole e frasi. Inizialmente era così che si comunicava con gli spiriti, pensare. Quindi abbiamo avuto dunque i raps, il rumore, abbiamo avuto i tavolini e poi le prancezze. Allan Kardec parlò con i tavoli, quindi vediamo alla nostra destra, in questo riquadro di sfondo nero, il testo che dice Sì, nel 1854 Allan Kardec venne invitato da un amico, il signor Fortier, per assistere moviment al movimento del tavolo che si sarebbe svolto a casa sua. Allan Kardec, in qualità di ricercatore, partecipava alle riunioni dei tavoli parlanti, così poté osservare e constatare che si muovevano davvero. Qui parliamo di un Allan Kardec, che c'è anche una foto, un'immagine che non è proprio eh, Allan Kardec. La foto che viene riportata invece in queste pagine è di un attore brasiliano che lo ha interpretato in un documentario fatto qualche anno fa. Dopo diverse riunioni Allan Kardec chiese: "Come può un tavolo pensare senza avere cervello e sentire senza possedere nervi?" E il tavolo rispose: non è il tavolo che risponde, ma le anime degli uomini che hanno vissuto sulla terra e che utilizzano il tavolo per comunicare. E quindi questo avviene, pensate, questa rivelazione nel 1854. Non solo, vediamo più a sinistra del nostro testo, Allan Kardec era un insegnante molto stimato, con una vasta conoscenza in molti ambiti scientifici. Era rimasto stupito dal livello delle risposte provenienti dai tavoli giranti. Medium, questi fenomeni accadevano a causa dei medium. Inizialmente gli spiriti usavano i movimenti dei tavoli per comunicare, poi si avvalsero di una prancetta con le rotelle nel cui il mezzo era posta una penna e tramite la mano del medium venivano fatte le psicografie. Le psicografie è la scrittura psiche, eh, della psiche, perché psico sta per psiche e grafia per la scrittura, quindi la scrittura della psichi, ov ovvero psicografia. Quindi incominciamo allora qui a mettere, come si suol dire, i punti sulle i, a fare le, specific le specificazioni. In Italia si usa dire scrittura automatica, ok? Nell spiritismo, alla sua origine, si dicevano psicografia e non scrittura automatica. In Brasile, dove poi lo spiritismo si è traslocato, si fa per dire, ancora oggi è conosciuto come psicografia e non come scrittura automatica. Tuttavia, in Italia si usa questa dicitura e talvolta per spiegare la psicografia utilizziamo la parola scrittura automatica. Ma in origine era e per molti di noi continua a essere psicografia, perché ha un, una spiegazione, una, con una connotazione. Eh, ben più affine e ben più corrette, ok? Per i termini stessi. Quindi, allora, scrittura, cominciamo, raps, rumore, ok? Passiamo ai tavolini, passiamo alle francette e poi passiamo alla scrittura, quindi siamo già in una quarta fase di comunicazione e questa è una quarta fase di una fase comprovata e studiata scientificamente e di cui si trova riscontro anche oggi in giorno quindi non è fantasia non è cosa della mente di qualcuno eccetera eccetera, è una cosa che esiste e sarebbe bene che venisse approfondita e conosciuta almeno questa cronologia di tutti quelli che si interessano in materia per evitare di fare confusione fra intendimenti e perché di questo oggi ce n'è aiuosa ancora oggi ma semplicemente perché manca un filo o è mancato un filo conduttore per meglio poter comprendere i, questi meccanismi e poter comprendere queste comunicazioni per arrivare al nostro dunque, ai, nostri, ai giorni nostri, no? Quindi andiamo ancora un pellino avanti, passano già dalle 15, siamo già 15.40, quindi io tra un po' dovrei pure concludere. Quindi vediamo questa mano, questo tavolino, dove si accingono a fare la scrittura. Andiamo a conoscere chi fu... Allan Kardec. In Italia, sì, i libri di Allan Kardec sono stati tradotti eh, in, da diverse case editrici. Oserei dire che la più nota negli anni è diventata la Mediterranea. Oggi ne abbiamo un'altra che si chiama Nazareno che eh, parte da un editore brasiliano, però eh, i libri sono sempre validi. Avranno alcune differenze di linguaggio, di interpretazione, eccetera, eccetera. Ma come contenuto generico per una comprensione va bene sia l'uno che l'altro. E Lancardec è conosciuto in Europa? È conosciuto relativamente. È conosciuto in Italia? È conosciuto relativamente. Perché è conosciuto come una vecchia letteratura. Allora, vecchia si fa per dire, perché i testi e quello che è venuto e che si emerge, emergono ancora oggi dai suoi studi sono attualissimi, compreso la quantistica. Però, per alcune persone, basta leggere l'anno in cui questo è avvenuto per dire che è una vecchia letteratura. Però, se vediamo che i Vangeli sono di 2000 anni or sono, e le sue tematiche, i suoi testi sono ancora moderni, attuali, ancora oggi, a seconda delle circostanze, specialmente le parabole del de Cristo, come ve, possono venire interpretate, figurarsi un percorso che ha 160 anni, cioè. In confronto a duemila anni non è tanto, è come rinato ieri. Quello però che noi osserviamo, che poteva può essere, sembrare antico invece, è la metodologia con la quale si comunica. Perché? Perché la medianità ha fatto dei passi avanti. Eh, Allan Kardec era talmente sicuro della rivelazione che ha avuto attraverso gli spiriti che già allora ha lasciato scritto: Qualora la scienza in qualunque punto trovasse una mancanza nel nostro insegnamento, ovvero degli spiriti, lasciate gli spiriti, seguite la scienza, perché lui era talmente sicuro che le informazioni avute al suo tempo dagli spiriti fossero talmente corrette e all'avanguardia, che in futuro gli uomini avrebbero comprovato ciò che lui stava scrivendo allora. E non fa una grinza. Perché non fa una grinza questo ragionamento? Non fa una grinza perché... E eh, se io faccio dei salti un pochino più lunghi nel tempo, senza fermarmi in alcune filosofie, in alcune religioni, ma non per disprezzo, è solo per contestualizzare meglio le, per la conoscenza generica nostra. Gesù, quando è venuto più di duemila anni fa nei Vangeli, aveva detto che l'uomo non era pronto ancora per comprendere quello che stava dicendo e che sarebbe necessario che venisse un, un altro consolatore cioè che venisse a consolare l'uomo, cerca quella realtà e portare una conoscenza nuova, attuale che l'uomo potesse comprendere. Quindi lui ha giustificato eh, i suoi insegnamenti attraverso le parabole, perché diversamente l'uomo di allora non avrebbe potuto comprendere, non aveva delle leggi della fisica, della chimica per poter spiegare. Quello che avveniva e ciò che faceva, quindi poteva spiegare attraverso le parabole. Ma le sue parabole, interpretate oggi, sono sempre attuali. I suoi postulati sono ancora oggi sempre attuali, perché Gesù parla di cose di unione, parla di che cosa? Di fraternità. Parla di che cosa? Parla di amore, cosa che l'uomo oggi decanta ai 420, specialmente anche nel periodo del Covid-19, perché si è tornato a una solidarietà e fraternità come non prima, come da molto non c'era nella nostra umanità. Si è tornato ancora a parlare dell'amore, della collaborazione, dell'aiuto al prossimo, parolina che è considerazione detta duemila anni or sono e ripetuta poi anche nelle filosofie e nelle scienze. Dopo Gesù, fino ai giorni nostri. Pertanto, Kardec diceva la stessa cosa: ciò che scriveva allora nei suoi testi, nel libro degli spiriti e nella Genesi, non potevano essere comprese a pieno degli uomini del 1800, però possono essere comprese e applicate oggi nell'uomo del 2020. per questo che questi testi sono attualissimi, ed è per questo che in Brasile restano ancora come riferimento per la conoscenza dello Spiritismo. Cosa che non avviene in Italia. In Italia non abbiamo una letteratura, eh, o meglio, eh, di riferimento oggi come cioè la letteratura di riferimento oggi, per lo spiritismo non è Allan Kardec, sono altri testi più contemporanei, scritti da tanti altri autori, eccetera, eccetera. Però non hanno ancora la profondità e la ricchezza di contenuti e di studi che avevano i libri ancora di quell'epoca. E riconoscendo questo fatto, i testi che vengono prodotti in Brasile ne fanno ancora oggi riferimento. E pensare che la letteratura, non voglio stare qui a decantare come se fosse un vantaggio e il Brasile fosse avanti, fosse più evoluto. Non è così. Io sto dicendo solo dei fatti storici, di cose che sono comprovate e facendo un percorso di studio. Punto. Okay? E quindi la letteratura fatta attraverso la psicografia eh, già oltrepassa la casa dei 10.000 titoli ok sapete cosa significa cioè solo chico xavier ne ha contribuito con 400 titoli lui più di 400 di evaldo franco medium ancora vivente e più noto in brasile che tra l'altro ieri il 5 maggio ha compiuto 93 anni ne ha 270 libri e poi Oltre a loro, in questi anni ci sono stati tanti altri medium, con tanta produzione eh, di testi di cui posarsi e leggere. E quindi presto si arrivava a casa di un migliaio, duemila titoli. Ok? E quindi è difficile anche per noi, che stiamo in Brasile, studiare tutta questa letteratura. Dobbiamo scegliere e andare per gradi, andare per parti, perché sennò no passeremo la vita, in un certo senso, a leggere. Però questi testi, se non altro, vengono a comprova di quello che ha detto Kardec con la sua dottrina della consolazione, viene a comprova sulla mortalità dell'anima e sull'intervento del mondo extrafisico nel nostro mondo fisico. E questo è di fondamentale importanza. Adesso sono 15:46, io introdurrò questo testo che parla di Allan Kardec e vediamo fino a che punto riusciamo ad arrivare oggi. Quindi va a dire che non sono sicura di riuscire a concludere oggi. Allan Kardec fu un educatore, un iscrittore e un traduttore francese. Visi tra il 1804 e il 1869 al tempo di Napoleone Bonaparte. Era molto conosciuto e rispettato, poiché era stato studente e discepolo di Johann Heinrich Pestaloz, uno dei più grandi Insegnante d'Europa. Pestalozzi, svizzero, quindi eh, Kardec è studiato in Svizzera. A Parigi ebbe contatti con diversi medi e studiò le comunicazioni con gli spiriti. compresi che esisteva un mondo spirituale composto da esseri intelligenti, invisibili ai nostri occhi. Questi esseri erano gli spiriti. Essi dicevano che esiste vita dopo la morte, che l'importante è fare del bene, praticare la carità. E che avremmo vissuto molte vite fino a diventare esseri di luce. Allan Kardec riunì tutte queste informazioni e le codificò in diversi libri, coniò la parola spiritismo e per questo divenne noto come codificatore dello spiritismo. Questa è una sintesi in due paragrafi che chi si appresta a studiare questa tematica dovrebbe sapere a memoria. Per sé? E per chi eventualmente con cui ha ah, da stabilire un colloquio, spiegarsi, farsi capire. Tanto semplice, perché oggi si parla di un spiritismo per quello che non è. Si parla di una metodologia che non è quella spiritista, oggi come oggi. Si parla di una comprova, di un modo di comunicazione che è puramente una comunicazione medianica, ma non spiritista. Perché? Perché da quando è nata una codificazione, guarda, vado, andiamo più giù, vediamo un po' nel testo, quando si parla qui, con la parola spiritismo e per questo divenne noto come codificatore dello spiritismo, dice anche, riunì tutte queste informazioni e le codificò in diversi libri. Tutto ciò che viene fatto e realizzato al di fuori di quello che è stato definito come spiritismo, non è spiritismo. È semplice. Come qualsiasi altra cosa nel nostro mondo. È un'altra cosa, ma non rientra in quello che era la categoria, quello descritto e che potesse avere un collegamento con esso. Perché? Perché lo spiritismo non è soltanto il fenomeno di per sé, non è solo la comunicazione di per sé. Tornando un pochino indietro, essi dicevano, stiamo parlando degli spiriti, eh? che esiste vita dopo la morte, che l'importante, allora qui io non so, non riuscirei a sottolineare, ma faccio vedere, che l'importante è fare del bene, praticare la carità e che avremmo vissuto molte vite fino a diventare esseri di luce. Quello che compete allo spiritismo non è solo la fenomenologia, ma è innanzitutto l'aiuto e l'assistenza morale alle persone. L'aiuto e l'assistenza morale significa spiegare questi fatti, cercare di trasmettere e di portare finalmente questa consolazione che risiede nella speranza della vita oltre la morte, nella speranza che per tutti i mali si troverà una soluzione, che tutto passa e tutto trova una soluzione, e una risoluzione nel nostro mondo, che gli uomini di oggi Continueranno a evolvere fino a diventare egli stessi esseri di luce, e pertanto non c'è nulla da temere in questa vita perché noi siamo il frutto di un passato e stiamo oggi seminando il nostro futuro. E in tale consapevolezza possiamo risolvere ciò che abbiamo lasciato pendenti nel nostro passato e seminare diversamente per un futuro migliore. Quindi, è un percorso che ti scuote dentro, perché non entra nella vita dell'altro, non entra nella questione dell'altra persona, entra nella nostra vita, nelle nostre questioni spirituali e personali, di ciascuno di noi, e va oltre. Ci invita a conoscersi, conoscerci, <ride> conoscere me stesso, prima ancora eh, di preoccuparmi dell'altro. Perché, come diceva Gesù, di amare il prossimo tuo come te stesso, per amare te stesso ti devi conoscere. Nel momento in cui conoscerai te, conoscerai anche il tuo prossimo, perché conoscerai la natura umana e imparerai poi a distinguere eh, queste sfaccettature, queste sfumature della nostra esistenza e potermeli interpretare. La funzione dello spiritismo oggi non è solo quella fenomenica o della femminologia è quella di far sì che l'uomo possa conoscere se stesso. È un aiuto morale, conoscenza morale e spirituale dell'uomo. Per questo tante cose che c'è in giro, che si accingono a dire è il spiritismo, non è più in linea con quello che era eh, predetto da codificatore Kardec e di quello che poi è continuato attraverso l'evoluzione, attraverso la conoscenza di altri medi medium che hanno, tra virgolette, Proseguito nel suo percorso, nel suo cammino. Non vorrei diventare noiosa con questa lezione, ma io sto facendo, per così dire, la questione della lezione come mi è stato chiesto da, dalla nostra carissima Anna Tamburini, perché ha ritenuto che sarebbe necessario e importante studiare oltre che avere solo delle nozioni superficiali, di andare a fondo a queste tematiche che stiamo toccando con mano quotidianamente, perché oggi come oggi eh, pullano le comunicazioni attraverso il web, attraverso le, le dirette, le live o come vogliamo chiamarle, e ognuno dà delle interpretazioni, spesso interpretazioni personali. Interpretazione essa, che non vuol dire che siano sbagliate, ma bisogna capire su quale fondamente si poggiano. Sapete, anche, anche le invenzioni, anche quello che viene inventato o per così dire conoscenze di oggi, hanno pur sempre una base da qualche parte, hanno avuto un inizio, perché se l'uomo incominciasse oggi da zero, da capo, non avrebbe tutto un background del passato. Quindi anche noi si poggiamo su conoscenze ataviche passate per noi stessi perché? Perché noi siamo spiriti millenari. proveniamo da incarnazioni precedenti dove abbiamo avuto tutta una conoscenza, abbiamo avuto un vissuto che per me è ancora influenza la nostra esistenza. L'uomo non, non nasce zerato da capo, se così fosse, ogni volta che mette in piedi una nuova creatura nel mondo, sarebbe ancora come l'uomo delle caverne, no? Nel, eh, di Niedertown. E quindi noi saremmo rimasti fermi senza alcuna evoluzione perché si ritornerebbe ancora nel mondo senza alcuna conoscenza invece ogni nostro passaggio nel mondo portiamo con noi un bagaglio di conoscenze e partiamo da lì e quindi partiamo da un, un nostro pregresso da una nostra esperienza di vita naturalmente con altre persone basta vedere in un modo molto semplice è quasi noioso ricordare ma è la realtà i bambini di oggi portano una loro conoscenza di vite passate e una conoscenza di cui noi oggi che abbiamo, eh, o così, così per così dire, adulti, non abbiamo avuto. Perché nel periodo in cui loro stavano nel mondo spirituale a prepararsi e a studiare per reincarnare, noi eravamo qui in questo mondo preparando il terreno per il loro arrivo. Quindi un genitore oggi che ha un bambino di due o tre anni può dare tranquillamente il suo smartphone il suo iPad e quel bambino lo saprà utilizzare meglio del suo genitore. Eh, pian piano piano eh, sono così intuitivi e efficaci con la tecnologia come noi non ci sogniamo o ci saremmo sognati. E perché? Perché ha studiato, perché ha una base, perché si è preparato per questo mondo dove adesso eh, si stanno preparando per, tra virgolette, condurlo e portarlo avanti quando noi non ci saremo più. Pertanto, quando una persona ci porta un'informazione, una realtà, non può essere di sana pianta, come si suol dire, deve avere una base, deve avere una conoscenza. E dunque penso che sia per questo che, che Anne ha vislumbrato la questione di poter fare degli studi e in questo io sono concordi, sia con le conferenze, con le tematiche che possiamo trattare di momenti e di, di cose attuali, immediate adesso, sia poter approfondire e andare nella base, che è pur sempre, e torno a dire, importante. Siamo già quasi vicino alla conclusione, voglio finire quindi questo eh, pensiero su Alan Kardec e darvi anche qualche dritta, se vogliamo, qualche informazione. ok? Qual fu la missione di Allan Kardec? Domanda: dare alla luce lo spiritismo una dottrina che dimostra che siamo esseri immortali, che ci stiamo evolvendo come spiriti da migliaia di anni, finché, con il nostro impegno, non raggiungeremo la codificazione di spiriti puri. Con questo lo spiritismo risponde alle domande fondamentali dell'umanità. Chi siamo? Da dove veniamo? Dove stiamo andando? Vediamo qua una considerazione riguardo a Kardec qui sulla destra. All'età di 11 anni Kardec andò a studiare in Svizzera presso l'Istituto d'Educazione di Iverdun, che era la scuola migliore dell'epoca fu allievo del celebre professor Pestalozzi, di cui divenne discepolo e collaboratore. Torno su questo punto per dire che il Kardec non era un esploradotto, era un uomo che aveva avuto cultura, studiato, razionale, non credeva a qualsiasi cosa gli si passasse davanti e aveva delle basi di studi scientifiche. Pertanto ha applicato le sue conoscenze, eh, grazie agli studi che ha avuto, eccetera, eccetera, per far sì che venisse fuori questa nuova scienza, questa nuova dottrina. Quindi non è una cosa così, del caso, inventatasi dalla sua testa senza nessuna eh, base solida e senza alcun riferimento. Anzi, tutt'altro. Allora, sintesi di questa parte, date il personale. Nome: Ipolin Leon Denisar Vail oppure Allan Kardec. Allan Kardec, magari vi vedremo più avanti, è un nome che lui ha adottato, un pseudonimo perché gli è stato detto dal suo spirito guida che lui in un'incarnazione precedente era stato un druida, un sacerdote druida dove adottava i nomi di Allan Kardec. Quindi anziché confondersi con il suo nome eh, Rivail, che era molto conosciuto allora a Parigi, in Francia, per i suoi studi, per, per essere un professore rinomato, eccetera, eccetera, lui adottò per questa parte dei suoi studi dedicati all'espiritismo, eh, questo è un nome precedente di Allan Kardec, anche perché già allora pare era come se fosse un alchimista, un studioso di questa tematica, quindi c'era anche questa motivazione. Nascita, nato il 3 ottobre 1804 nella città di Lyon, in Francia. Occupazione, insegnante, iscrittore e traduttore. Disincarnazione, è mancato il 31 marzo 1869 a 64 anni. Particolarità, codificatore dello spiritismo. Ecco, questo è quanto per oggi, perché non vorrei leggere e andare avanti troppo in fretta in questo tema, perché diventerà poi come base per tutto quello che c'è in giro intorno ancora oggi, anche negli studi di cui mi occupo e cui mi piace moltissimo. Vorrei ringraziare in questa sede anche chi ha tradotto questo testo del portoghese, una carissima amica che si chiama Marina della Foglia, italiana che un giorno capiremo perché questa cittadina, vostra cittadina o cittadina italiana, comprende così bene il portoghese da poter tradurre dei testi a volte anche complessi, questo qua sarà semplice, ma anche se non fossero complessi, fosse tutto semplice, tradurre da un'altra lingua non è poi così semplice. Parlo da traduttrice quale sono, che non è semplice neanche per me, che un po' di questo l'ho studiato. Quindi eh, è stata bravissima, lo fa anche con una velocità e una padronanza non indifferente, eh, e questo ci permette a noi, a me e a tante altre persone di poter studiare, di portare avanti questa letteratura che io trovo davvero molto speciale in Italia. Direi anzi poi, e vi consiglio, eh, questo libro noi abbiamo in, anche in vendita domani. Se qualcuno vorrà avere poter leggere, poter approfondire, e studiare a casa, non è un problema. E vi consiglio vivamente un libro di una mia cara amica che si chiama Alexandra Handel, che vive a Roma. Il libro eh, lì cioè, secondo me c'è solo un piccolo equivoco che è quello che sto cercando di spiegare sulla terminologia, la parola spiritismo. Ma a parte questo. È un compendio, è un libro di studio favoloso che si chiama appunto Eusapia e racconta la vita di questa grandissima nobildonna, io chiamerei Nobildonna italiana, vale la pena conoscere. Eh, penso che noi donne saremo anche molto più solidali con noi stesse e con le donne in generale dopo aver letto questo libro, perché ne ha passate di tutte, di cote di cruda, come si suol dire, eh, a favore della scienza, a favore di comprovare quello che noi oggi ancora con affanno cerchiamo di avere un riscontro, cerchiamo di vivere e di mettere, diciamo così, a frutto nel nostro quotidiano. Quindi vale la pena conoscere i libri tradotti da Marina, vale la pena conoscere i libri della dottoressa, se fa, posso dire anche così, Hendeu, che è Eusapia perché sono per me di un valore incredibile, delle pietre miliari che rimarranno nel tempo e potranno anche essere consultate a più in là. Noi che siamo qui adesso contemporanei possiamo leggere e, e farne anche dono se vogliamo, eh, penso che sia una cosa davvero di un valore inestimabile. Va bene? Io a questo punto ringrazio chi è stato con me, chi ha accompagnato fino adesso. Eh, mi scuso se non ho guardato eventuali oggi eh, commenti per poter eh, magari anche rispondere, ma il resto è il fatto che oggi io mi sono connessa con un'altra piattaforma e non riesco a leggere, a seguire i vostri commenti. Chissà per una prossima occasione, quando si può riprendere. Eh, io do appuntamento tra 15 giorni, non ho visto che giorno sarà del mese di maggio, ma siamo qua tra 15 giorni. Fino ad allora eh, capiteranno tanti fatti, tante cose interessanti eh, che stanno succedendo eh, in Italia in questo periodo, anche per quanto riguarda lo spiritismo. E anche al di fuori del canale di Focus, che potete anche eh, utilizzare per approfondire, per conoscere. Le conferenze ci sono anche settimanali, ci sono tanti relatori brasiliani che si stanno affacciando sempre più al web e comunicando un'esperienza, una conoscenza, che i cui passi stiamo ancora compiendo pian piano in Italia. Quindi eh, ci sono tante fonti, tante modalità di venire a conoscenza e approfondire. Questo è un canale, questo è un mezzo. Io ringrazio ancora l'opportunità e vi abbraccio, augurando un buon pomeriggio, una buona serata e un buon proseguimento. Ok? E ci vediamo alla prossima, quando ci sarà ancora possibile continuare e proseguire con questa tematica che io personalmente trovo così affascinante. Grazie davvero. E alla prossima!